Scoppiettante come un fuoco d'artificio, sa tirarti sempre fuori Come cazzo fate a dire che Merluzzo è più grosso di me? Guarda, sono enorme, porca vacca. Raga, comunque scherzi a parte, vi giuro, sembrerebbe che ho iniziato questo video senza maglia per farvi vedere quanto sono grosso. In realtà vi giuro che si muore di caldo in casa mia. È un forno a microonde, veramente. Oppure cucinato da poco, quindi sono bello accaldato, accaldato. Oggi però, ragazzi, ci scalderemo ancora di più ridendo, perché questo è un canale di intrattenimento. Sto molto meglio così, dovrei fare una ripresa veramente stretta che mi permetta di non mettermi la maglia. Siamo tornati a distanza di un bel po' di mesi, probabilmente frolla. Forse tipo 2 mesi che non facevo un video del genere. Comunque le risposte più divertenti e assurde che hanno dato i bambini e nonne agli esami in classe, compiti in classe, insomma, queste robe qui. Non vedremo solamente però quelle già viste e riviste. Sta diventando sempre più difficile fare video del genere perché ormai sono tutte viste e riviste. E quindi trovarne di nuovo è molto difficile, specialmente visto che ci ho fatto 847 episodi. Troppo lavoro e niente svago rende Jack felice. Non penso sia così. Non mordere la mano, Jack. Quando il gatto non c'è, la pagherai. Le persone in case di vetro sono ricche. Questi più che proverbi mi sembrano proprio delle cazzate. Ah! Forse, ragazzi, e ci sono arrivato dopo aver letto praticamente quasi tutto immagine. Probabilmente questi sono dei proverbi inglesi. Vediamo se è così. All work. Ah, all work and no play makes Jack a dull boy. Poi vediamo un altro. Don't bite the hand that feeds you. Non mordere la mano che ti dà da mangiare, che sarebbe non sputare nel piatto dove hai mangiato. Bene, quindi ovviamente non potevo capirli perché erano in inglese. Quindi che cazzo so che proverbi hanno questi inglesi, questi anglosassoni. Scrivi una frase, eccetera, eccetera. Non cambiare le parole. Ricordati di punteggiare la tua frase correttamente. Punto alla macchina. Puoi fare di meglio, secondo me, figlio mio. Impegnati di più. Scrivi una frase usando la parola punto come un prono, come un nome. Non cambiare la parola. Ricordati di punteggiare per bene la frase. Non vedo il punto di questo esercizio. Secondo me qui una A++, visto che siamo in Inghilterra, è meritata. Riesci a trovarlo? Che è praticamente... Ah! Trova le parole degli animali che sono scritte qua sotto. Quindi snake, bear, giraffa, zebra. E lui invece ha trovato giustamente it, quello. Perché quello c'è scritto. Che cazzo, devi essere chiaro nelle consegne. Bobby ha 4 centesimi. Amy ha 30 penny. Quale bambino ha più soldi? Bobby, mostra il tuo pensiero. E ha disegnato giustamente se stesso che pensa a Bobby. Tra l'altro non capisco perché è triste, però si è voluto rappresentare così. Ah, minchia, non avevo capito. Sono stato ben tipo 5 secondi, ragazzi. Anzi, no, 20 secondi a cercare il significato di whiteout. E ha praticamente coperto con col correttore tutta la domanda per non rispondergli. Però questo non l'avevo mai visto, ve lo giuro. Ho fatto 307 episodi, ma questo non l'avevo mai, mai visto. Bravo Sammy, cazzo. Jackie, anzi. Minchia, questo è geniale, ragazzi. Questo è veramente geniale. Secondo te, quale posto sarebbe il più pericoloso durante un tornado? Cerchiane uno. E ha cerchiato quello. Spiega la tua sciolta. La tua sciolta. Cristo, ragazzi, non devo registrare a quest'ora perché sono veramente spaccato nel cervello. È veramente troppo pericoloso accerchiare un tornado. Ah! Circle One, lui lo intendeva come cosa è più pericoloso accerchiare un tornado. Beh, effettivamente accerchiare un tornado non so se mi cimenterei. Q&A sulla gravidanza. Dovrei avere bambini dopo i 35? No, penso che 35 siano abbastanza. Sono incinta da 2 mesi adesso. Quando è che il mio bambino comincerà a muoversi? Con tutta probabilità subito dopo che finisce il college. Questo è bello e sottile, effettivamente. C'è un messaggio dietro nascosto. Qual è il metodo più affidabile per determinare il sesso di un bambino? La nascita. Mia moglie è incinta da 5 mesi ed è così in mood che a volte ha dei comportamenti borderline irrazionali.
E quindi quale cazzo è la domanda? Queste sono divertenti, però non sono effettivamente risposte ai termini... Ah, che cazzo dico? Ai compiti in classe. Chi è il tuo eroe? Mio padre. Perché lo consideri il tuo eroe? Perché non ha paura di niente. C'è qualcosa di cui ha paura tuo padre? Mia madre. Mai verità fu più azzeccata. Mai verità fu più azzeccata, ragazzi. Questa è... mi ha fatto un sacco ridere questa immagine perché è una cosa bastardissima. Niente, abbiamo avuto il nostro test di biologia e la nostra professoressa ci ha fatto questo. Cioè, era una testa a crocetta, una risposta multipla, e lei ha fatto sì che tutte le risposte fossero B. E questo povero Cristo le ha svegliate tutte, tutte. Minchia, ragazzi, questa è cattiveria. Completa con il significato opposto tra i seguenti: aperto, chiuso, sopra, sotto, orale, sì, per favore. Non intelligente, gli ha scritto la maestra, la professoressa. E gli è finita bene. Ragazzi, prima o poi vi racconterò una mia gaffe pazzesca all'università, ma non sarà questo il giorno. John chiede ad Emma: preferiresti avere 3 dimes e 14 penny o 4 dimes e 2 penny? Se tu fossi Emma, che cosa gli risponderesti? 4 dimes e 2 pennies. Spiega la tua risposta. Ah, c'è scritto, boh, la penso così. Non avevo capito all'inizio. Bellissimo, spiega la tua risposta. Ma cagazzi miei, la penso così, va bene. Non è che adesso devo dare risposta a te. E minchia sei la polizia. Mostrami il libretto. Bellissima questa cosa. Spero di non darvi un cattivo esempio, ragazzi, e che domani voi incominciate a scrivere cazzate nei compiti. Spero di no. In caso fate la foto e mandatemela. Qual è l'importanza del tempo nel prendere le decisioni? Ma non lo so, ti rispondo domani. Sottile. Giusto modo per rispondere sia vero che falso. Se guardate bene, potrebbe essere sia vero che falso questa scrittura. Ma hai visto anche questa? Ci sono veramente delle persone sciroccate comunque. Questa mi farà per sempre ridere. Comunque, test di matematica. Se Bob ha 36 caramelle e ne mangia 29, che cosa ha Bob? Il diabete. E raga, questa la metterò probabilmente come copertina perché mi fa troppo ridere. Che cazzo devo fare? Test di matematica. È vietato usare la calcolatrice. Ma perché è vietato? Siamo nel 2012, cazzo. Proteste durante il compito. Come facciamo a capire come facciamo a capire se quest'angolo è un angolo retto? Ah, no, no, vabbè. Right angle in inglese potrebbe voler dire anche un angolo destro. E lui ha scritto perché l'angolo sinistro è quello così. Quale paese possiede la Groenlandia? Indizio, non è la Groenlandia. Non è la Groenlandia. Sono veramente soddisfatto con questo. Stiamo facendo una bella scorpacciata. Ah, guarda la giustificazione, ragazzi. Detention sleep. Secondo me, ragazzi, si potrebbe fare proprio un episodio. Detention sleeps. Si potrebbe fare proprio un episodio sulle giustificazioni. Quindi fatemi sapere. Visto ci sono, raga. Ok, fatemi sapere se volete vedere un episodio sulle giustificazioni. Io nel frattempo, ragazzi, vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video fino alla fine. Ci vediamo domani con un nuovo video. Woo!